Grillo è sempre stato se stesso, come me. I miei colleghi sono sempre se stessi e l'unica garanzia per la quale io resto qui dentro è non vedere Grillo che parla come Di Maio o Di Maio come Grillo. Una classe politica di destra e di sinistra che soprattutto sul territorio di Pomigliano d'Arco, che è la mia città in provincia di Napoli, ha sempre finto di ascoltare in campagna elettorale e chiuso le porte il giorno dopo le elezioni. Se questi signori veramente volessero risparmiare tutti questi soldi, domani mattina i loro gruppi regionali potrebbero rinunciare, come fanno i nostri, ai rimborsi elettorali. I loro consiglieri regionali si possono dimezzare lo stipendio e i loro senatori si possono dimezzare lo stipendio. E abbiamo risparmiato il 50% dei soldi che state dicendo. Questo è un movimento in cui prima del chi viene il cosa. Quando noi parliamo di temi come il reddito di cittadinanza, l'abolizione di Equitalia, l'abolizione della legge Fornero per costruire un nuovo Stato, uno Stato amico dei cittadini, parliamo di temi che sono il vero leader di questo movimento. Questi fingono di litigare su dei temi come le unioni civili o come altre questioni e poi si mettono d'accordo sulle poltrone e si fermano tutti i dissensi interni. La Costituzione la riformano con Verdini. La legge elettorale con Berlusconi. Il Jobs Act lo fa chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Ai pensionati mette mano chi prende le pensioni d'oro e le unioni civili le fanno con Alfano. Aspettiamo la riforma della giustizia con Totò Riina e poi le abbiamo completate tutte probabilmente. La vostra non è incompetenza. Voi non siete incompetenti. Voi siete diabolici. Sono le 8.38, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini. Il giorno dopo il voto sul DDL Cirinnà, un voto che ha spaccato il Parlamento, provocato anche lacerazioni e uno scontro durissimo soprattutto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, noi ospitiamo fino alle 9.15, speriamo fino alle 9.20, il vicepresidente della Camera, nonché membro del direttorio del Movimento 5 Stelle, una delle figure di primissimo piano del Movimento. Non ancora trentenne, giovanissimo, campano, come ha detto lui stesso nella nostra copertina, Luigi Di Maio, per un confronto con voi ascoltatori. Onorevole Di Maio, buongiorno. Benvenuto, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio, radioanchio@rai.it per i messaggi di posta elettronica e poi il nostro account su Twitter che è radioanchio. Poi dalle 9.15, 9.20 ci occuperemo di una questione molto delicata, come spesso ci accade di fare qui a Radio Anch'io, un bilanciamento tra diritti, libertà di insegnamento e diritto di critica, diritto di contestazione. Ci riferiamo al caso delle lezioni di Angelo Panebianco interrotte dai collettivi universitari bolognesi, l'accusano di posizioni bellicistiche sulla Libia. Ci saranno da oggi, se non sbaglio, agenti in borghese a proteggerlo, insomma metteremo a confronto delle opinioni, delle posizioni molto diverse anche su questo. Onorevole Di Maio, io le ruberei un paio di domande iniziali e poi darei libero corso invece a quello che ci vogliono scrivere i nostri ascoltatori, partendo da quello che è successo ieri. Un voto che stamane sui giornali viene valutato nei modi più diversi, cito per tutti Stefano Folli, in fondo il Movimento 5 Stelle ne esce indebolito con un pugno di mosche, al di là della riflessione su quello, sui commenti degli editorialisti di stamane, vorrei chiederle nel merito che cosa pensa del testo che è stato approvato ieri, onorevole Di Maio. È un testo sicuramente al ribasso, ma soprattutto che non è mai stato discusso in Parlamento. Io faccio presente a tutti che una legge per essere completa deve almeno seguire un iter parlamentare di discussione in aula. Noi sulla legge sulle unioni civili non abbiamo mai fatto un voto e l'unico voto che c'è stato è quello di ieri, ma è sulla fiducia al governo, non c'entravano niente più le unioni civili, era una questione che poneva Renzi ai senatori del Partito Democratico, di NCD e appunto anche di Verdini, come poi magari parleremo dopo, in cui diceva o votiamo questa legge o ce ne andiamo tutti quanti a casa e ovviamente in questi casi il Senato o la Camera che sia sceglie storicamente la poltrona, quindi ieri noi alla fine non ci siamo prestati a questo gioco perché avremmo potuto discutere quella legge in tre giorni in Parlamento, tre giorni, niente di che, al Senato, l'avremmo potuta votare con le modifiche migliorative a seconda dei punti di vista, perché poi ci sono diversi punti di vista su questa legge da varie parti dell'emiciclo e soprattutto avremmo fatto una legge che riguarda le unioni gay che almeno piaceva ai gay, perché in tutta questa storia sono riusciti nel paradosso
di fare una legge sulle unioni gay che non piace neanche alle coppie gay. Di Maio, lei personalmente sulla questione della stepchild adoption che posizione ha? Glielo chiedo perché dalle ricostruzioni giornalistiche, aspetti, arrivo da lei, si sa di un suo incontro con Roberto Dalimonte, che è un politologo molto importante, tra l'altro sta dietro il cosiddetto Italicum, che le avrebbe detto, ma insomma sono cose che immagino sappiate benissimo, che il vostro elettorato è molto trasversale, cioè c'è anche un pezzo che viene dal centrodestra, che ha posizioni conservatrici, quindi immagino che per voi non sia facile prendere posizioni su questioni etiche così delicate. Guardi, e sì, vada. Cogliamo l'occasione prima di tutto per smentire questa cosa dell'incontro con Dalimonte, cioè, non c'è stato. Mai stato. Quindi c'è giornale, mai stato. Però lei ha ragione quando dice che il nostro, diciamo, elettorato, ma le persone che ci seguono, che seguono questo movimento, sono trasversali, di diverse estrazioni, che hanno diverse provenienze anche di convinzioni politiche poi illuse dai partiti, però noi in questo li consultiamo quando dobbiamo prendere una scelta. E sulle unioni civili noi abbiamo fatto una consultazione tra i nostri iscritti un anno e mezzo fa, in cui abbiamo chiesto se i nostri iscritti volessero questo, se fossero d'accordo col tema delle unioni civili, che ricordo significa che due persone che si amano dello stesso sesso possano unirsi e possano avere quindi diritto alla pensione di reversibilità, all'eredità, al subentro del contratto d'affitto. La stepchild, sulla stepchild, che non era oggetto della consultazione dei nostri iscritti, abbiamo lasciato libertà di coscienza. Io personalmente sono d'accordo, mentre sulle adozioni gay credo che non possano prendere questa decisione solo i parlamentari in Italia, ma ci voglio un referendum come abbiamo fatto per l'aborto, per il divorzio in passato. E se la consultazione sull'aborto e il divorzio in passato si è fatta in un'Italia super cattolica e ha avuto esiti tutt'altro che scontati, anche su questo tema credo che l'Italia però sia matura. Però, Di Maio, la percezione esterna, forse quella che posso anche dire erroneamente, è arrivata al paese, che a un certo punto è arrivato un diktat di Grillo, quindi libertà di scoscienza, che in parte sembrerebbe aver smentito. Aspetta, mi faccio finire e ridò la parola. No, poi scusi, il secondo scusi, punto scusi. Sul canguro, quello che il PD definisce il tradimento dell'ultimo minuto. Allora, io no, questa cosa del diktat non riesco a comprenderla, semplicemente perché come si fa a dire che è un diktat il dare libertà di coscienza, che significa dire ai senatori votate come pensate voi in coscienza? Sarebbe stato un diktat se avesse detto votate sì o votate no. Mentre sul canguro, io lo vorrei spiegare anche agli ascoltatori, perché questo animale è stato poi utilizzato per descrivere uno strumento parlamentare che non esiste, perché io sono vicepresidente della Camera e le assicuro che nel regolamento del Senato non esiste da nessuna parte uno strumento che non consente a chi non è d'accordo di poter discutere in aula una legge. Questo è il canguro. Però lo dobbiamo dire, il presidente del Senato Grasso è stato lui poi a dichiarare inammissibile questo strumento, quindi il PD scarica sull'opposizione una responsabilità che ha in capo a se stesso, quello di aver cercato di aggirare le regole del Senato per approvare una legge senza che il PD si esprimesse. Io lo voglio spiegare meglio questo concetto. Il PD è spaccato in mille correnti storicamente. Ogni volta che si arriva al dunque, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi deve nascondere queste guerre tra correnti che ci sono nel Partito Democratico. Prima di mettere il voto di fiducia ci hanno provato col canguro, che è molto diverso dal maxi emendamento, non era, perché era un emendamento sostitutivo dell'intero testo di legge, così come lo è il maxi emendamento su cui hanno messo la fiducia ieri. Ma morale della favola, io quello che vorrei sottolineare di tutta questa storia è che quando noi ieri abbiamo assistito alla votazione di fiducia, il governo Renzi si è dovuto servire dei 18 voti di Denis Verdini per riuscire a portare a casa la poltrona anche ieri sera. E ora che Verdini sia entrato o non sia entrato nella maggioranza, sono aggiuntivi, dicono loro. Qualcuno diceva aggiuntivi, in realtà senza i voti di Verdini non avrebbero mai raggiunto la maggioranza assoluta. Ciò significa che non hanno la maggioranza assoluta al Senato senza Verdini. Al di là di questo, io mi chiedo e chiedo ai cittadini: cosa ha avuto Verdini in cambio per riuscire ad assicurare questi voti? Questo lo vedremo. Allora io gli rivolgo un'ultima domanda e poi diamo la parola agli ascoltatori. Stamane su Repubblica l'avrà visto, c'è un jacuzzi, viene definito così dal giornale stesso, di Roberto Saviano. Campano come lei, se la prende un po'
con tutti, con De Magistris, con la classe dirigente del Partito Democratico, ma a una domanda sul Movimento 5 Stelle risponde così: il Movimento, che sul Sud poteva fare la differenza, sconta un vizio di forma, essere sempre meno un partito e sempre più un'estensione della volontà di Casaleggio. Così il codice d'onore, le multe e vedi quarto, le espulsioni assumono un profilo pericoloso perché antidemocratico, quello della cessione di sovranità attraverso la negoziazione privata. Per logica dovrebbe essere: se vengo eletto, credo di poter amministrare secondo le specificità del territorio, ma nel Movimento non è così, perché basta invece prendere una decisione in disaccordo col direttorio per essere cacciato via. Mi domando se gli iscritti al Movimento questa cosa l'abbiano compresa, se la ritengano giusta o la subiscano. La mia sensazione è che anche per loro la politica ormai sia solo comunicazione. È durissimo, Saviano. Purtroppo però Roberto Saviano non ha mai conosciuto il Movimento 5 Stelle. Una volta che avesse chiesto voglio venire a conoscere i vostri meccanismi interni, semplicemente giudica, e mi dispiace perché se tutte le altre forze politiche negli ultimi 30 anni avessero fatto pagare una multa a quelli che cambiano casacca, probabilmente oggi Roberto Saviano non se la starebbe prendendo con tutta la politica campana. Però non c'è il vincolo di campato, di mandato in Costituzione, lo sa Di Maio. Noi lo vogliamo introdurre. Finché non sarà introdotto, introduciamo una multa. Io credo che tutti i cittadini italiani siano d'accordo col fatto che chi viene eletto in una forza politica, se vuole cambiare idea, si deve dimettere e deve tornare a casa e magari farsi rieleggere, e non cominciare la campagna acquisti come quella del calciomercato ogni due mesi in Parlamento. Questa è la legislatura con il record di volta gabbana della storia della Repubblica. Allora io quello che dico a Roberto Saviano è che probabilmente lo scempio di questo paese esiste proprio perché non ci sono mai state regole certe come quelle che introduciamo noi su quelli che cambiano casacca, una multa di 150.000 euro che doneremo in beneficenza. Poi se si vuole dire che questa è la dittatura di Grillo, di Casaleggio, ci siamo abituati ormai da 5 anni, ci accusano sempre di questo e mi pare che i cittadini italiani siano stati molto più intelligenti dei commentatori. Diamo la parola agli ascoltatori. Michele da Vicenza e Battista da Torino. Michele. Sì, pronto, buongiorno. Guardate, c'è poco da dire. Io ho votato 5 Stelle e dopo come si sono comportati sulle unioni civili non li voterò mai più. Si poteva fare una legge che era epocale, in Italia sarebbe stato un cambiamento veramente epocale, ma non c'è niente da fare, cioè alla fine si sono dimostrati come la destra. Io ripeto, non li voterò mai più. Battista, sì, non è stato molto chiaro. Michele Battista da Torino. Sì, buongiorno. Intanto è un onore parlare col vicepresidente della Camera. Sono un estimatore di questo ragazzo. Volevo chiedere a Di Maio, visto che comunque continuo anche a chiederlo sul blog, come mai, visto che sono 2 anni che continuiamo a scrivere sul blog dappertutto, insomma, che questo governo ci sta tartassando dappertutto, e continuiamo però a non voler scendere in piazza, insomma, abbiamo 8 milioni di elettori e invece facciamo un po' finta di niente. Diciamo che le parti sociali non esistono in questo paese, visto che io penso che noi siamo una parte politica, una parte sociale di questo paese, perché non scendiamo in piazza per rivendicare il fatto che questo governo ci sta uccidendo. Grazie. Di Maio. Io penso, per rispondere al primo intervento, io non ho capito il Movimento 5 Stelle perché si sia comportato male sulle unioni civili. Sono 2 anni che diciamo che volevamo votarle, abbiamo spinto per votarle in Parlamento, quando siamo arrivati al momento di votarle Renzi prima ci ha provato col canguro, poi con la fiducia, e quindi ha fatto in modo di andarsi a buttare tra le braccia di Alfano. Mi dispiace che ci siano vittime anche di molta però quello che sostengono è che 20 minuti prima del voto sul canguro, in sostanza voi avete detto no, il canguro non lo votiamo, e quindi certo, il PD... ma noi storicamente, io le chiedo, anche in occasioni passate, quando eravamo in Senato a votare per esempio le riforme costituzionali, quando mai abbiamo votato questo canguro? Probabilmente oggi ci sarebbero dei nostri elettori a dirci siete stati incoerenti perché avete appoggiato una norma incostituzionale se avessimo votato il canguro. In realtà la via maestra per fare le cose per bene in questo paese sono le regole e le leggi. Quando c'è qualcosa che viola le leggi non c'è nessuna ragione che tenga, perché così come ti danno un diritto violando la legge e i regolamenti, così ti toglieranno un diritto violando la legge e i regolamenti.
La legge alla fine adesso arriverà alla Camera e speriamo di poterla migliorare. Quindi, no, tra l'altro, quello che poi si è creato di disinformazione ancora più grande in questo periodo, si è fatto pensare che ieri si approvasse la legge e da oggi avessimo una legge sulle unioni civili. In realtà questa legge deve andare ancora alla Camera. Sì, dove però la maggioranza vedere, è più forte. E no, dobbiamo, vedere, sì, no, dobbiamo vedere ancora se ci saranno ulteriori modifiche e che speriamo possano migliorare il testo. Al secondo ascoltatore che vi chiede perché non scendete in piazza gli 8 milioni che, con gli 8 milioni che vi hanno votato. Beh, mi sembra che siamo scesi in piazza più volte. La questione è questa. Noi stiamo provando in questo momento a cambiare questo paese portando, secondo me, la parte con più entusiasmo di questo paese nelle istituzioni. Abbiamo invaso le istituzioni con persone che non avevano 30 anni in Parlamento, che non avevano il vitalizio, non avevano il doppio stipendio e tuttora si dimezzano lo stipendio e non prendono vitalizi e rispettano una regola dei due mandati. È chiaro che, le dico con molta franchezza, io non vedo l'ora di andare a votare, perché con un governo che, visto che siamo in tema di neologismi, in periodo di neologismi, con un governo verdinoso come questo, non vedo nient'altro. A proposito che delle elezioni, di Maio, a votare. Leggo due domande che arrivano. La prima riguarda in realtà che posizione avete. Molti ascoltatori fanno questa domanda sulla legge Fornero, che avete intenzione di fare nei confronti della riforma Fornero. La seconda riguarda le elezioni amministrative, perché vengono citati vari casi, in particolare un paio di ascoltatori, quello che sta accadendo a Bagheria. Ma qualcun altro dice avete presentato dei candidati con fonte, diciamo, di scelta molto diversa, cioè in qualche caso non si è votato per niente, tipo Bologna, in cui è stato indicato, se non sbaglio, Massimo Bugani. Aspetti Di Maio, che le leggo un po' di casi, sì, che vengono, sì, indicati agli ascoltatori. Prego. Ci sono altre realtà locali a Salerno dove ci sono dei dissidi interni fortissimi, e la stessa cosa credo che accada a Latina. E poi soprattutto l'accusa che viene mossa da Romeo, ad esempio, è che qualche volta scegliete dei candidati sulla base di 70-80 preferenze, cioè numeri troppo bassi, Di Maio. Partire da quest'ultima considerazione. Siamo un movimento che esiste da 5 anni, abbiamo 130.000 iscritti abilitati alla nostra piattaforma che decidono con una carta d'identità, registrandosi con la propria identità, su temi e su persone. Sono troppo pochi dal punto di vista delle iscrizioni. Io ricordo che comunque le persone, per essere elette nelle istituzioni, poi devono prendere centinaia di migliaia di voti o milioni di voti. Io sono stato messo in lista dai nostri attivisti attraverso una votazione democratica nel 2013. Tutti dicono ha preso 100, 200, 300 voti, in realtà poi abbiamo preso 9 milioni di voti alle politiche, quindi la legittimazione poi viene dall'elettorato. Per ritornare invece alle prime domande su quello che è la legge Fornero, noi in questi 3 anni in Parlamento abbiamo provato almeno 7 volte ad abolire la legge Fornero, indicando anche delle coperture. Poi abbiamo iniziato, visto che questi signori la legge Fornero non la vogliono toccare, il Partito Democratico non la vuole toccare, abbiamo provato ad andare avanti per step. Quindi ci sono i lavoratori usuranti che non devono andare in pensione, i lavoratori che fanno lavori usuranti non possono andare in pensione a 67 anni, un operaio edile sull'impalcatura a 40 gradi, a 40 metri di altezza, non ci può stare a 66-65 anni, quindi deve andare in pensione prima, e anche questo ce l'hanno bocciato. I lavoratori precoci, 40 anni di contributi versati e non riesci ad andare in pensione. Anche su questo abbiamo bisogno di una norma che cerca di bypassare la Fornero. Però su questi temi qua, le dico con molta franchezza, ci abbiamo provato, ma ce l'hanno essendo bocciato. Minoranza, speriamo di poter essere maggioranza il prima possibile. C'è una WhatsApp audio con una domanda per lei, ovviamente. Buongiorno Ruggero, colgo l'occasione della presenza dell'onorevole Di Maio per fare questa semplice domanda. Quando, per cortesia, riusciamo a mettere in piedi un qualcosa che riporti il falso in bilancio veramente un reato che viene perseguitato penalmente, sia nell'amministrazione pubblica che in quella delle aziende private? Grazie. Luciano da Prato. Di Maio, il falso in bilancio in realtà è stato riformato. Sì, è stato.
stato riformato, però è stato addirittura giudicato dalla Cassazione, quindi non dal potere legislativo, dal Movimento 5 Stelle, all'opposizione, dai giudici che dovranno utilizzare quella norma. Beh, lì ci sono delle sentenze contrastanti, però ce n'è più dura, non è univoco lì. No, il massimario della Cassazione ci ha detto ultimamente che il nuovo falso in bilancio di Matteo Renzi è più debole del falso in bilancio di Berlusconi. E quindi su questo siamo di fronte ad una norma troppo debole. Però io voglio fare un discorso generale, perché io immagino i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori, che dicono chiaramente, vabbè, ma tutti quanti ci dicono queste cose, tutti ci dicono che le vogliono fare, però poi alla fine si arriva al governo e nessuno le fa. Perché c'è un problema a monte, su ogni tema che adesso i vostri ascoltatori stanno immaginando, che è la credibilità. Cioè fai quello che dici, se uno dice una cosa deve farla quando va nelle istituzioni. Di Maio, ripartiamo da qua perché fra 10 secondi diamo la linea al giornale radio, quindi tra poco ritorneremo in diretta subito dopo le ultime notizie con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati. Sono le 9.06, tornate su Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. 5 minuti ancora con noi il vicepresidente della Camera, nonché membro del direttorio del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, al quale girerei un po' dei messaggi, più che quelli di lodi, che probabilmente si aspetterà sulla onestà, le speranze che ripongono molti ascoltatori nella onestà e nella voglia di rottura rispetto a quella che è stata la tradizione della Prima e della Seconda Repubblica di molti ascoltatori. Le giro, perché credo sia nostro dovere, anche le critiche che arrivano rispetto a come viene gestito il potere all'interno del Movimento 5 Stelle e soprattutto le decisioni che sono state prese in questi anni. Anzitutto si invita Di Maio e il Movimento a capire che governare, esercitare il potere e anche fare esercizio di realismo. A sentire il cittadino Di Maio, ci scrive Valerio da Parma, se i 5 Stelle vanno al governo mantengono quello che hanno promesso. E guarda un po' che a Parma l'inceneritore sta funzionando dopo una campagna elettorale basata sull'esatto contrario. E poi c'erano diversi sms di questo tenore. Verdi ha votato la legge, voi talebani che dite no a tutto siete scappati, alla fine siete bravi a criticare ma vi rivelate inconcludenti. Altro messaggio di Francesca che dice, ma come farete a governare se ambite a governare senza alleanze e quindi con una maggioranza assoluta che è molto improbabile, peraltro con l'Italicum in realtà questa è un'obiezione un po' fallace, ma insomma poi c'è il tema dell'elettrodirezione da parte di Casaleggio e poi sentirei però Giovanni da Agropoli. Giovanni. Buongiorno. Vada. Allora, volevo chiedere praticamente che movimento è quello che si basa su consultazioni tramite il computer, e se uno non ce l'ha o non vuole usarlo perché è contrario, cioè che razza di democrazia è? E poi anch'io insisto sulla obiezione di quel messaggio dove dice se loro sono così coerenti da voler rifiutare alleanze, come fanno con una maggioranza relativa a governare? C'era un'altra ascoltatrice che diceva voi passate il tempo a criticare il Partito Democratico, ma lì almeno all'interno si discute, è una democrazia, la vostra è tutto tranne che una democrazia. Di Maio. Bene, mi aiuterà a ricapitolare tutte le domande? Partiamo da quello sul concetto di democrazia, perché io credo che il movimento sia iperdemocratico e lo dimostra il fatto che a queste amministrative non c'è una sola città in cui si sia deciso allo stesso modo il candidato sindaco e i candidati nelle liste. E questo sconfessa anche la domanda sulla rete, perché in alcune città come Milano, Torino, Bologna abbiamo deciso in assemblee pubbliche gli dovessero essere i candidati. A Roma, che era una città enorme con 230 candidati, abbiamo utilizzato internet, la rete, i candidati hanno dovuto caricare i curriculum vitae e siamo l'unica forza politica in Italia che utilizza uno strumento che rende più accessibili le consultazioni. Lo dico perché se il concetto è se qualcuno il computer non ce l'ha, se qualcuno lo smartphone non ce l'ha, è anche vero che c'è qualcuno che non si può recare al seggio perché non c'ha la macchina. Io credo che questo sia un discorso abbastanza superato nel 2016. Credo invece che si debba dare atto al movimento che applica regole differenti a secondo del territorio, e questo sconfessa anche questa eterodirezione, perché
Se a Torino si sono riuniti 300 attivisti e hanno deciso all'unanimità che la candidata sindaco dovesse essere Chiara Appendino, o a Roma hanno votato i cittadini romani, hanno deciso che dovesse essere Virginia Raggi attraverso la nostra applicazione, ci sono modalità differenti di consultazioni in un movimento che glielo posso assicurare, perché io ci sto da 3 anni nelle istituzioni e dal 2007 in questo movimento, prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, e abbiamo sempre deciso ad alzata di mano, anzi a volte può essere che decidiamo un po' troppo, nel senso che le varie decisioni portano a rallentamenti della procedura di partecipazione, ma questo è bello della partecipazione. Quindi io queste accuse le respingo al mittente, anche perché dall'altra parte noi abbiamo avuto dei partiti in questi anni che si combattevano sui temi, ma fingevano di combattersi sui temi perché le lotte erano di potere. Qui le posso assicurare che ci sono delle discussioni interne continue. Detto questo, io credo che ieri sia sbagliato dire che Verdini ha votato la legge, perché ieri Verdini ha votato la fiducia, e questa è eterodirezione di Matteo Renzi, che invece di lasciare ai suoi senatori la possibilità di votare la legge sulle unioni civili e gli emendamenti alla legge... I verdiniani avevano detto che comunque la legge la condividevano, già no, una posizione liberale. Le spiego, votarla in Senato, la legge sulle unioni civili, avrebbe significato che se un senatore non era d'accordo con un senatore del PD, non era d'accordo con l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili, poteva votare contro. Altri senatori del PD avevano detto che erano d'accordo con l'obbligo di fedeltà. Questa cosa Renzi l'ha impedita antidemocraticamente, ponendo la questione di fiducia e dicendo: qui le leggi sull'unione civile, la legge sull'unione civile non c'entra niente più, o mi votate la fiducia o ve ne andate tutti a casa. E poi la decisione è atavicamente nota in Italia tra i parlamentari. Ti ho dimenticato? No, Di Maio, le aggiungo io una domanda, e credo sia molto importante, anche perché stamane nei nostri microfoni Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, a Voci del Mattino, ha ribadito la posizione della ministra Pinotti sulla Libia. Lo dico perché noi tra poco parleremo del caso Pane Bianco, che ha la Libia al centro anche delle polemiche. Volevo conoscere la vostra posizione, perché l'Italia ha detto che si darà eventualmente un contributo alla sicurezza, quindi non un intervento diretto in guerra, è una questione importante, dopo una richiesta da parte del governo di unità nazionale libico, ma anche lì ci sono molti problemi appunto per il voto poi di fiducia al governo stesso, e in realtà potrebbe non arrivare mai quella richiesta, potrebbe crescere l'ISIS e potrebbe esserci la necessità di un intervento militare. Voi che posizione avete? E soprattutto non hanno Verdini nel governo per il voto di fiducia libico. Io mi permetto soltanto di dire una cosa: nel 2011 abbiamo già utilizzato la scusa della no-fly zone, quindi questioni di sicurezza in Libia e così via, per bombardare la Libia, e ci siamo ritrovati un flusso di migranti senza precedenti. Andare di nuovo a bombardare la Libia significa creare ulteriori disordini in quella regione, che porteranno ad altri flussi migratori imponenti, più di quelli che abbiamo. Qual è la proposta? La Libia è un insieme di tribù, non ho nessun problema a dirlo, ma nel senso non dispregiativo del termine, ma per la sua composizione dal punto di vista sociale. In realtà la Libia è fatta da diverse aree che, se non riescono a coesistere, allora smembriamole anche, facciamola diventare 2-3 stati differenti. Però un pezzo di Partito Democratico ha la stessa idea, Di Maio, lei lo sa. Sì, però intanto stanno per autorizzare i droni per andare a bombardare la Libia, ma lei mi dice come si porta la pace con delle bombe. Poi la storia dovrebbe averci insegnato qualcosa: siamo in Afghanistan da oltre un decennio e ci siamo ritrovati solo soldati morti e un sacco di spese militari. Spendiamo 1 milione di euro al giorno ogni anno. Però in Libano portiamo la pace, Di Maio. In Libano e infatti quello è un contingente di pace, noi non siamo mai andati a bombardare, lì abbiamo una delle missioni all'estero, fiore all'occhiello mondiale, con i nostri soldati italiani che fanno da peacekeeping, che è un'altra cosa rispetto a sganciare bombe con dei droni sulla Libia. Sono due cose completamente differenti. In realtà il permesso che abbiamo dato agli americani, vicepresidente lo sa meglio di me, per ora è soltanto per droni di osservazione, quindi non sono droni difensivi. Ma lei è una persona molto intelligente e so che conosce la storia. C'è l'ambiguità, in queste cose. Vicepresidente Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, buon lavoro. Noi abbiamo detto poco.